accezione del termine proprio fantascienza, perché non vedrete mai laser, macchine volanti, eccetera, robot. Dunque, c'è una lieve distorsione della realtà, non c'è una grandissima, un grandissimo stravolgimento della realtà. E questa lieve distorsione, rende tutto più realistico e inquietante, dunque in maniera che, lo spettatore riesca ad immedesimarsi al meglio, con quella che è la trama, le ambientazioni del film. Il film di oggi, appunto, come già anticipato Domenico, è Brasil di Terry Gilliam del 1985. Allora il mood è quello di un futuro dove appunto la burocrazia e la meschinità ha preso il sopravvento nell'attività dell'uomo, dove appunto la sovversione è punita con la morte, e un governo burocratico punisce chi ancora riesce a sognare. La trama appunto parla di questo protagonista che è appunto Sam Lowry, impegnato nel Ministero dell'Informazione, che ha un sogno ricorrente dove lui salva una misteriosa fanciulla bionda vestendo un'armatura, questa armatura alata. L'intreccio inizia quando Sam viene dato l'incarico di correggere un errore di stampa causato da una mosca incastrata nella stampante. Chi ne farà le spese? Sarà un povero malcapitato, che appunto Archibald Battle, al posto di un terrorista, uno ritenuto sovversivo, appunto, che invece è Archibald Tuttle, interpretato da Robert De Niro, che è un cittadino ritenuto sovversivo, poiché inizialmente lavorava per un governo, ma poi ha organizzato una ribellione contro la burocrazia e il suo ruolo è quello di aggiustare gli impianti elettrici, evitando ai cittadini la lunghissima trafila burocratica, invece è costretto a subire, e appunto a cui le lunghe carte costrette a firmare, poi vedete nel film. Dopo un primo rifiuto, Sam accetta una promozione al reparto recupero informazioni, poiché vorrà accumulare dati circa una donna che somiglia terribilmente a quella del suo sogno. Le curiosità, appunto. Inizialmente Gilliam voleva fare un doppio omaggio, sia alla distopia, sia perché questo film è distopico, presenta dei caratteri di humor comunque molto nero, però è anche molto grottesco, e infatti voleva chiamarlo 1984 e mezzo, proprio perché voleva fare un altro sia Orwell che a Fellini, maestro appunto del genere grottesco. E l'altro titolo invece era Ministry of the Torture, How I Learned to Live with System, ovvero un riferimento al sottotitolo inglese del Dottor Sannamore di Kubrick. E alla fine ha deciso invece per Brasil, proprio perché si è ispirato nella canzone, nel film è presentato il motivo appunto Acquarello do Brasil, che è un tema ricorrente, diegetico nel film, ed è stata riarrangiata abilmente da Michael Carmen, ricavandone numerose variazioni nel film. Gilliam dunque ha scelto, poiché si crea quasi un paradosso tra i toni dolci e nostalgici del pezzo, e le atmosfere cupe stranianti del film, dunque questa musichetta rispetto alle ambientazioni del film. E inoltre appunto è ispirato da quando un giorno appunto trovandosi a Port Talbot in Galles, su una città praticamente industriale dominata dall'industria, si trova su questa spiaggia e ascolta praticamente questo motivetto da questa radio su una spiaggia inquinata, praticamente sommersa dalle polveri metalliche minerarie, e dunque questo motivetto va in contrasto, e pensavo appunto che potesse aiutare ad evadere mentalmente, a trasportare chi l'ascolta da un mondo meno grigio. Citazione, appunto, c'è una famosa citazione della carrozzina della scalinata di Odessa del film, appunto, La corazzata Potionchi, dove appunto la carrozzina invece nel film di Gilliam diventa ironicamente un aspirapolvere. E le versioni, appunto, c'è una versione da retroscatta, 142 minuti, oggi invece appunto vedremo in proiezione quella da più corta, da 132. Vi auguro buona visione. Grazie.